Non riesco a trovare la spiaggia, ragazzi. Qui siamo in Sicilia e ci sono 150 milioni di gradi. Aiuto. Ragazzi, la mamma, Aurora e Noemi sono da quella parte che ho parcheggiato la macchina. E io praticamente sono qui alla ricerca della spiaggia. Ehi, vieni qua, mamma, forse l'ho trovata la spiaggia, vieni. Scusami, ma secondo me ci siamo persi, ecco. Cioè, te lo volevo dire, ci siamo persi, è un'ora che stiamo camminando. Non sto trovando spiaggia, non sto trovando niente. Papi, dove ci hai portato? Scusa, mamma, ma Aurora e Noemi dove sono? Non lo so, non erano con te? Come con me? Con te! Ma scusami, ma ti pare? Ma le stai vedendo? Erano con te le bambine! Ma che dici, erano con te? No, papi, erano con te, fidati, io con le ho viste! Con te! Con te! Con te! Con te! Con te! Chi è? Chi è? Chi è che urla? Scusa, ma come... Andiamo a vedere, non lo so. Corri, corri, io sento urlare da là, corri. Aspetta, corri. Ma può essere che sono qua dentro, dentro questo tubo, vedi? Non lo so, papi, aspetta, aspetta. Non andare laggiù. Ma dove siamo? Aspetta, vedi dentro quel tubo, mamma, vedi, sono lì. Ma dentro Dai. Quel tubo, papi, scusami, ma dentro vedi. Questo tubo. Vediamo. Non mi fare guardare, magari esce qualche topo, papi. Io ho sentito urlare, ma non so dove siamo. Qua è sicuro che mare non ce n'è. Non è che qualcuno ha rapito le bambine di nuovo, papi? Ancora, mamma, proviene da quella parte. Andiamo dietro quelle palme. Mamma, io sento le bambine urlare aiuto. Senti, senti. Ma è privato qua. Dove vai? Non possiamo entrare così. Vediamo, mamma. Aspetta. Mettiti là. Mettiti là dietro, mamma. Mettiti là. Nella terra. Voi, giù nei commenti, scrivete se anche voi sentite Aurora e Noemi gridare aiuto. A me sembra di aver sentito urlare, ma... Papi, dove siamo? Non possiamo entrare qua. Oh, ma proviene da quella parte! L'hai sentito? Proviene di là, sì, ho capito, papi, ma fai piano. Aspetta, aspetta, mamma. Ragazzi, iscrivetevi al canale Cavalieri Family, ne abbiamo di bisogno. Sì, soltanto voi potete aiutarci, non solo a trovare Aurora e Noemi, ma anche a uscire da questo pasticcio, perché non so dove siamo. Parla a bassa voce. Mamma, prova ad entrare dentro quella casa. Come? Prova ad avvicinarti verso di là, vedi se trovi qualcosa, vai, vai avanti. Allora facciamo così, tu mi tieni la mano Dai. Forte e io mi attacco. Attaccati. A questa palma. Attacca. Ah, punge la palma, scusa, papi, è tutta secca, punge. Aspetta, aspetta. Aspetta, mamma, provo io, ok? Vai. Aspetta. Faccio il giro di qua che forse arrivo subito. Ma ci sei tu qua, papi, scusa. Scusa, veramente, cioè, questo non è lavoro di squadra. Aspetta, aspetta, faccio il giro dall'altra parte, vediamo. Giro io di là, giro io. Giri tu, giro anche io. Vediamo, magari ci troviamo, vediamo. Troviamo Aurora e Noemi, può essere. Dai, su, mamma. Non si può fare così, non abbiamo ancora trovato le nostre figlie. Io sento gridare aiuto e non so dove siamo qua. Aspetta, mamma. Ma che cos'è quella? Mare oppure piscina? Piano. Vai di là, non ti fare sentire che qua chiamano la polizia, mamma. Appunto, papi, dove mi hai fatto entrare? Scusami, questa è proprietà privata, te l'ho già detto. Finiremo nei guai. Vado dietro questa palma io. Ecco, forse qui non mi vede nessuno. Ma c'è sempre la mamma qui in agguato, ragazzi. Papi, accucciati, sei gigante. Nasconditi dietro quel palo della luce. Aspetta, mamma, ho trovato il modo di mimetizzarmi. Ecco, bravo, nasconditi. Guarda, subito. Guarda. Cosa stai combinando? Scusa, che cosa ti sei preso? Una palma sono secca. Sono diventata una palma, mamma. Sono diventata una palma, non mi vede nessuno. Sei anche una se chiamo... palma secca, papi. Tira giù quest'albero, per piacere. Ma è dall'altra parte. Guarda, mamma, c'è una piscina. Ma c'è Aurora e Noemi che stanno chiedendo aiuto, stanno annegando, mamma, vieni! Ma che ci fanno là? Papi, corri, corri! Come fa aiuto? Papi, corri, corri, corri! Corri! Cosa stai facendo, papi? Corri, 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 corri! Papi, ma che stai facendo? Tirati su! Corri, 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 papi, corri, 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 eccole! Mamma mia, ma che tu! Ma stai annegando? Ma state annegando? Venite qua, ma dove siamo qui? Piscina! In piscina, ma dov'è? Cosa ci fate voi qui? Non stavamo annegando! Non stavamo annegando! Ma cosa sei tu, un polipo? Ma vai via, mamma! Tu sei notare, scusa! Mamma, ma dove siamo qui? Sarà pericoloso, non so neanche di chi è questa piscina! Papi, l'abbiamo trovata, non so di chi è, però vabbè. Noi ci stiamo divertendo! Grazie, mamma, se chiamano la polizia! Ecco appunto, quale divertimento, tiratevi fuori da questa piscina immediatamente. Io non so neanche dove siamo, ragazzi, stiamo combinando un bel pasticcio.
Che cosa state facendo? Per cortesia, uscite da questa piscina! Mamma, vieni con noi! Guarda, palme su palme, struttura, è bellissimo, guarda, guarda un po', guardati attorno. Beh, in effetti io volevo andare al mare, però tutto sommato, anche se ci siamo persi, non mi dispiace come cosa. Papi, credo che ti darò ragione, rimarrò qui, ci sono anche dei bei lettini. Gara di tuffi! Yeah, tuffo bomba! Bravo papi, sì sì, così mi piace, sì, ci sono anche dei bei lettini là, credo che mi rilasserò, avete ragione, vai Auri, tuffati! Oh! Facciamo chiasso, 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 chiasso! Ecco, sì, ma facciamo festa, ma senza esagerare, ok? Cioè, noi non lo sappiamo dove siamo, sì. Auri! Chi è? Chi è? Sei anche tu, mamma? Papi, io non ho sentito niente, però sei sicuro di voler fare proprio tutto questo rumore? In fondo noi non sappiamo neanche dove siamo. Godiamoci il momento, ma senza fare troppo rumore. Cosa? Che c'è, papi? Non lo so, mamma. Qualcuno mi sta chiamando, devo un attimo andare. Dove, papi? Ci sta chiamando qualcuno, forse abbiamo fatto troppo macello, non sappiamo neanche dove siamo, ecco. Ragazzi, scrivete giù nei commenti se abbiamo fatto la cosa giusta o la cosa sbagliata. Mamma, vada a vedere là, ok? Sì, papi, torna però, per piacere. Ma tutto così bagnato ci vai? Così capiranno che sei entrato già in piscina. Papi, scusami, E se la polizia... No, la polizia, Auri, ma figurati, sarà magari un vicino. Penso che ci sia del vicinato qua attorno da qualche parte. Anche se è tutto vuoto qui, non c'è neanche una persona. Mamma, ho paura, vado io. Ah, la mia cucciola è sempre coraggiosa. No, Emi, aspettiamo papi che rientri. Aiuto. Noemi, stai tranquilla. Dai, facciamo una sfida. Dobbiamo stare così. Se cadiamo in acqua abbiamo perso. Noemi, dobbiamo trovare l'equilibrio. 3, 2, 1, via. Oh, Auri, ma siete bravissime. Andate piano, siete troppo veloci. Piano, piano. Oh, ecco, brave, in punta di piedi. Auri, sempre più difficile. No, col saltello. Potete rischiare di andare giù. Sui punte, 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 punte. E adesso, Auri, staccate un piede. E tenete l'equilibrio per 10 secondi, no? Senza saltare, senza saltare. Ferme, ferme, staccate un piede da ferme. Wow, ragazzi, ma che equilibrio fenomenale che hanno Aurora e Noemi. E voi, siete bravi con l'equilibrio? Avete mai fatto una challenge di questo tipo sul bordo della piscina? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Ma ora la challenge diventa sempre più difficile. Dovranno tenere l'equilibrio su un piede solo. Vediamo per quanto tempo resisteranno sul bordo. Al mio via, staccate il piede che volete. Oh, oh, guardate Aurora. Aurora è andata! Noemi sta resistendo. Ha appoggiato il piedino, non si vede. E mi stacca il piede. Oh, è caduta anche lei in acqua. Beh, vi siete rinfrescate. Avete vinto tutte e due. Alla fine vi siete prese un po' di fresco. Ma scusate. Mamma, ma papà dov'è? Ancora non è tornato. Papà Salvo non è tornato, noi ci stiamo divertendo. Io non ho sentito più nessuno che ci ha chiamato. Quindi, boh, forse è tutto regolare. Alla fine possiamo restare. In fin dei conti siamo delle brave persone, siamo una famiglia tranquilla. Magari è andato a prendere un gelato. Sì, sì, un gelato. Che succede? Ma sento urlare, ma quello è papà! Papi! No, no. Che c'è? Che c'è? C'hai le api? Che succede? No! No! Papi, sei cosparso di api, che no. Cosa succede? No, no, no! Cosa? No, vabbè, mamma no! Sta arrivando la polizia ad arrestarmi! Come sta arrivando la polizia? Papi, ma sei sicuro? Non eri andato a parlare con qualcuno? Che significa? No, no, mamma, sta arrivando la polizia, stupido! Volevo scappare! Come? Dove va? No, ma aspetta, parliamone un attimino, non te ne andare! Fammi capire, papi, scusa, vieni un attimo, papi! Fermo, non... Cosa stai facendo? Hai visto? Hai visto che avevo ragione io? Dietro il palo della luce, qua non ti vedrà nessuno! Se rimani qui è tutto fatto, non ti preoccupare, non se ne accorgeranno! Mamma, sta arrivando la polizia, mi arresterà! Siamo in una proprietà privata! Ecco,
Proprietà privata? Sì! Ecco, ecco, io l'avevo detto che non potevamo, che schifo! Io l'avevo detto che non potevamo, aia, per restare qui, vedi, 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 vedi. Avevo ragione. Devo andare, aspetta. Dove vai? Senti, ascolta, basta. Ti faccio arrestare io, ecco, guarda, per atti osceni, guarda che roba. Ok, mamma, vado... di nuovo lì che è arrivata la polizia. No, no, fermo. Io ho le bambine qua, papi, cosa devo fare? Ma non le senti le sirene? È arrivata la polizia, no, guarda, papi, le ascolta, sirene. Ascolta, papi, aspetta, aspetta. Se prendiamo un cellulare parliamo noi, secondo me. Possiamo risolvere tutto. Cellulare di cosa? Magari parliamo noi con la polizia. Chiamiamo noi la polizia, la facciamo venire. Mamma, non hai capito. Sì. Le senti le sirene o no? È qualcosa, il... sì, lontananza, sto sentendo le sirene, devo far uscire le bambine, adesso come allora, glielo spiego? Facciamo così, vado io, affronto questa situazione perché è giusto che sia così, perché siamo in una proprietà privata, quindi devo andare ad affrontare questa situazione. Aspetta, aspetta, no papi, aspetta, aspetta, aspetta. Che c'è? Non mi fare prendere dal panico, mamma. No papi, io ho un'idea migliore. Cosa sta facendo la mamma, ragazzi, secondo voi? Scrivetelo giù nei commenti. Noemi, vedi la mamma? E là dietro? Ma dietro dove? Ragazzi, vedete papi. La mamma? Oh, ma che? Ma sei una vecchia? Papi, ma cosa stai facendo? Ma come sei diventata? Papi, così non si accorgeranno di noi. Dobbiamo fuggire, non ci devono, aspetta, non aspetta, ci mamma. Devono trovare, non un ci attimo, devono riconoscere, un papi, attimino. Noi siamo i cavalieri femmini. Ho capito. Che figuraccia. Un attimo, devo mettermi le ciabatte perché ho perso le mie. Mannaggia, devo mettere quelle di Noemi, ragazzi, guardate. C'è questa maschera che mi sta schiacciando un occhio, papi. È la mamma, ragazzi, è tutto vero, è la mamma Claudia. Ti sta aspettando la polizia, devi andare tu. È così. Ma scusa mamma, ma avevi detto che non dovevo affrontare questa situazione con la polizia. Papi. Dovevo scappare con la macchina. Mi avevi detto queste cose o sbaglio? È giusto che ci vada tu. Vado io, mi metto la maschera, aspetta, ci vado io così. Papi, okay. È stretta. Okay, no, mamma. Papi, mamma mia, ma così peggiorerai le cose, secondo vado. Me. Mi raccomando, papi, ti vogliamo bene. Torna, ti prego. Vai, torna, 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 torna. Speriamo che non lo arrestino, bimbe. Voi siete tutte così felici e contenti. Ma papà sa. Salvo è andato verso la polizia, probabilmente lo arresteranno. Mamma, vi finirà tutto bene. Stai tranquilla, non succede niente. Andrà tutto bene. Non mi resta che stare qui e aspettare, sì. Mi metterò qua su un lettino. Sì, mi metterò qua su un lettino. Aspetterò tranquillamente e nel frattempo mi rilasso. Eccomi qua. Ah, bello, bellissimo, bellissimo. Ma, papi? Sì, sono qui in questa bellissima struttura che abbiamo preso un sacco di lavori. Papi? Qui. Sì, sì, mi ha dato anche lo champagne. Devo chiudere che c'è mia moglie, va bene? Ciao, 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 ciao. Scusa, papi, cioè io non capisco. Papi, scusa, io non capisco, cioè io mi stavo struggendo dal dolore e sei arrivato così all'improvviso. Mamma, mi hanno omaggiato pure una bottiglia di champagne. Ci hanno omaggiato per essere entrati qua di nascosto, non ho capito, scusa papi. Allora, è arrivata la polizia. Sai com'è finita? Tutti i figli della polizia erano nostri fan. Davvero, papi? E ho scoperto una cosa interessante. Che cosa? Che è un albergo questo, a 4 stelle. Ma scusa, ma non ce lo potevano dire prima, scusami. Cioè, eravamo qui preoccupati e spaventati. Ho prenotato una settimana e siamo in vacanza con una bottiglia di champagne. Evviva, papi, non ci posso credere. Tutto è bene, quel che finisce bene. Allora, stappiamo. Acqua. La borraccia. Ecco, appunto, stappiamo la borraccia fresca. Sì, grazie, però direi che a questo punto mi faccio un bel bagno anch'io, Ragazzi, se anche questo nuovo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Cavalieri Family, cliccate sulla campanella e seguiteci sui nostri social, Instagram e TikTok, perché qui, ragazzi, abbiamo fatto tantissimi reel e tantissimi TikTok. Aurora, Noemi, non ci posso credere, la mamma si sta tuffando per davvero. Quindi, ragazzi, noi siamo i Cavalieri Family. Ma come no, vai a buttare la mamma veloce, vieni qua, cosa stai facendo? Papi! Buttala. Oh, 3, 2, 1. Tutti tuffi. La mamma si è tuffata davvero. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao. Aspetta, aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo.